Io e Boban stiamo facendo un fumetto. Sì. Ebbene sì, ragazzi, sta succedendo. Stiamo pubblicando questo fumetto. Dovrebbe essere completo a giorni. Devo scrivere le ultime pagine, infatti mi stanno pure pressando, però che volete farci? La procrastinazione, capito? È successo ed è una cosa pazzesca. Ancora non me ne capacito perché vedrò realizzato qualcosa che è nato tantissimi, tantissimi anni fa e che mai avrei pensato di veder diventare questa cosa. E questo ci racconta anche una storia di crisi dell'impostore. Perché uno potrebbe aver pensato, scusa, ma io non la so scrivere la sceneggiatura di un fumetto. Perché mai dovrei scrivere una sceneggiatura di un fumetto? Non so da dove si inizia, sarà sicuramente una merda. Questi sono pensieri più che normali che fanno tutti quando si lanciano in una nuova avventura. E d'altro canto, ragazzi, come sempre ripetuto in diversi video, si vive solo una volta. D'altronde io la comfort zone non so manco che cacchio sia ormai. Quindi quando Polignani mi ha proposto di tradurre uno dei racconti che avevo scritto in un fumetto, ho detto subito di sì. Quel racconto non era un fumetto, non era nato come qualcosa che da fumetto. Era forse adatto per il teatro, sicuramente era un racconto adatto per la carta. Per il fumetto no. E allora l'ho tradotto in un fumetto. Ci ho provato ed è stata un'esperienza incredibile perché ho imparato delle cose assurde su questo mondo, proprio assurde. Ora proverò a raccontarvene alcune, però cose che veramente io non immaginavo. E è stata un'esperienza pazzesca. Il prossimo che dovessi fare eventualmente, io lo saprò fare. So come funziona adesso perché ho fatto questa esperienza. Buttatevi nell'esperienza. Chi se ne frega, buttiamoci queste nuove avventure. Tra l'altro questo fumetto è illustrato da Boban Pesov, che non so se avete presente, ma è veramente un mostro. E abbiamo trovato un... Vabbè, se non fosse che però ha rovinato i miei disegni, ma mo ne parliamo. Io sono l'autore del fumetto e lui... Il disegnatore, ovviamente. In realtà io disegno e lui... E io diciamo che cerco di un pochino di tradurre quello che hai in mente e solitamente sono cose degenerate. Vi volevo raccontare la storia di come è nata sta roba perché è abbastanza interessante. In pratica, durante la laurea triennale e magistrale, io leggevo come un animale. Effettivamente, ragazzi, stiamo parlando di un'altra epoca quasi. Per me sicuramente lo era. Uno, perché non esisteva YouTube, due, o meglio... YouTube esisteva e che non esistevo io. E comunque la mia giornata era scandita in una maniera estremamente diversa, perché da studente ero depresso. Non è che ero depresso, ma se qualcuno di voi è studente universitario, specialmente in chimica, lo capirà. In sostanza la nostra vita è fatta da un esame da fare. Quando fai quell'esame tu hai diritto a circa qualche giorno di pausa, però poi risale l'ansietta perché devi preparare l'altro esame. Quando esci la sera, quando fai cose, ti diverti, perché ovviamente ci divertivamo un sacco, cioè capiamoci, uscivo un sacco di amici, facevamo un casino, però c'è sempre, capito, quest'ansia che ti perseguita perché non stai studiando. Cosa stai facendo? Stai mangiando? Stai perdendo tempo? Non stai studiando? Che stai facendo? Stai parlando con qualcuno? No, devi studiare, capito? C'è sempre quest'ansia. E io per scaricare leggevo e quindi quello che facevo era sostanzialmente generalmente studiare un poco, poi leggermi un capitolo di un libro, poi studiare un poco e leggermi un capitolo di un libro. Tu dirai, ma è sempre leggere, è sempre avere qualcosa di cartaceo? Sì, però per me leggere quel capitolo, leggermi quel libro era come rilassarmi. Ed è anche il periodo in cui per la prima volta mi sono avvicinato alla narrativa. In che senso, Barbascu? Nel senso che prima io leggevo, provavo disperatamente a leggere soltanto saggi. Nella mia testa c'era il discorso, se tu perdi tempo a leggere un libro, ti devi insegnare qualcosa. Che è un discorso del cazzo, diciamoci francamente. Infatti molto spesso mi trovavo a leggere questi saggi e a cercare disperatamente di farmeli piacere, nonostante non mi andasse. Ecco, quello è il discorso. Mi leggevo questi saggi nonostante non mi andasse propriamente. Invece nel periodo universitario, proprio col fatto che dovevo staccare, ho iniziato a leggere narrativa. E ho riscoperto, ho avuto questa nuova passione assurda per la lettura, che non è che stessi trascurando prima, ma semplicemente avevo un rapporto con essa un pochino diverso, un pochino più distante, distaccato. Invece mi sono lasciato andare, ho iniziato a leggere come un animale, mi sono ucciso, ho letto... Vi giuro, tutto Voltaire, ho letto Douglas Adams, ho scoperto alcuni dei miei libri preferiti, Si chiamano De Bergerac, Il maestro e Margherita, mi sono letto tutto Bukowski, insomma ragazzi ho letto di tutto. Ma che è?
Ma è sempre così, va. Quando parlo, cioè, si illumina la cosa. Ma forse è l'orario. Invece di sorgere il sole a casa Barbascura, si accendono le luci. Comunque sì, insomma, in questo periodo in cui leggevo come un animale, mi ero anche, dopo aver letto tantissimo, mi ero anche iniziato a cimentare nella scrittura, nello scrivere. Avevo le pile di libri che crescevano e con esse cresceva la mia voglia di scrivere, perché quando c'avevi un pensiero, ti veniva un pallino, eccetera, tu lo vuoi, lo devi scrivere, prima che questo sparisca completamente, prima che si sciolga nel tempo e quindi, cioè, se ne vada. E quindi ho iniziato a scrivere, ho scritto un sacco di racconti. Ora, non vi nego che quando ho riletto a distanza di anni i racconti che avevo scritto, i primi racconti che avevo scritto, ecco, mi sono sentito molto imbarazzato, perché l'idea c'era, la forma molto di meno. E questo è ottimo, questo significa che io sono cresciuto e sono migliorato. Se adesso io guardo il passato e dico cazzo che merda, significa che adesso lo posso fare meglio. Ed è stupendo ragazzi, è quello che faccio io con i video. Se io vedo i miei video vecchi, ma pure di 2 anni fa, io me ne accorgo che per me quei video fanno cagare, perché vuol dire, implicitamente, che posso fare di meglio. E io spero davvero disperatamente che fra 2 anni io riveda i video che ho fatto oggi e pensi, minchia che merda. Magari qualcuno di voi lo sta già pensando. Comunque, su con il discorso, io avevo questi racconti. Molti di essi sono ispirati a sogni. E sono racconti inevitabilmente ispirati anche dalle letture che stavo facendo in quel periodo. E non ho idea di che cazzo di merda avessi nel cervello, però questi racconti sono strani, non lo nego. Sono abbastanza tra il grottesco e il surreale, onirico. È complicato da spiegare. Non vi voglio spoilerare completamente, però vi posso dire che la maggior parte di questi racconti erano ispirati a sogni. Cioè, io sognavo determinate cose, c'era un concetto nel sogno che mi piaceva particolarmente, lo riportavo in forma letteraria e diventava un racconto. Ovviamente io scrivevo racconti perché per motivi di tempo erano più comodi, cioè scrivere, immagini, io non avevo mai tempo, e erano più brevi, cioè tu hai un pensiero, lo vuoi scrivere immediatamente, il racconto è la forma più bella, più veloce, e che ti dà la possibilità di passare subito a un racconto successivo, anche perché io sono molto dispersivo, non so se l'avete notato, tanto che all'epoca io dipingevo pure, se mi ricordo vi faccio vedere i miei quadri pure, però dipingendo c'era all'inizio, quando ho iniziato a dipingere ad olio, mi ero reso conto, ad esempio, che il quadro richiedeva troppo tempo per essere completato, quindi ho cambiato lo stile fin quando non ho trovato uno stile che mi permettesse di dipingere come piaceva a me, ma farlo più velocemente. Perché? Perché se io rimango mesi su un quadro e casomai io quel quadro l'ho fatto perché preso da un raptus, da un impulso di quel momento, mi piaceva l'idea, poi passano i mesi e pian piano l'idea ti scende, ma bisogna fare le cose quando ti viene l'idea, assolutamente. Quindi il racconto era la forma perfetta. E qui interviene Boban. Come si trasforma un racconto in un fumetto? Io non ne avevo idea. Quindi la prima cosa che ho fatto è riportare tutto quanto nel formato storyboard. Quindi ho dovuto eliminare le parti dove loro si guardano, che sono diventate indicazioni per Boban. Inizialmente tu mi hai mandato una bozza della copertina, esatto, che è molto bella. Lo ammetto. Mi sta prendendo per il culo, è molto bella. Allora, la seconda fase che io non sapevo quando si fa un fumetto è di fare uno storyboard a fumetto. Lo deve fare comunque l'autore, quindi in questo caso io dovevo fare uno storyboard a fumetto per Boban, in cui disegnavo. E in cui disegnavo. Non è che io sia proprio disegnatore, vabbè. E quindi la copertina che gli ho mandato ad esempio a lui vedeva raffigurato questo personaggio. Io ce l'avevo perfettamente in mente, capito? C'era questo personaggio al centro di un turbine, eccetera. E gliel'ho disegnato. E male. Quindi tu devi illustrare le scene per far capire anche al disegnatore, quello che andrà a riportare in bella, come sono collocati i personaggi, cosa stanno facendo. È un'indicazione ulteriore al testo e in realtà è la cosa più utile, ancora più utile del testo, perché se il testo contiene gli script o dettagli sul volto, come deve apparire il personaggio, ad esempio qua il personaggio appare in questo modo, è vecchio, eccetera, ha i capelli radi, ha le unghie lunghe, cazzate varie.
Quando tu lo riporti invece sulla carta facendo lo storyboard, lì è diverso. Lì praticamente c'hai la... basta che fai gli stickman, in sostanza, in teoria, e gli fai capire dove si trovano i personaggi, cosa stanno guardando, come si trova la scena, come è ubicata, come la vuoi... No, è un'ulteriore indicazione. Nel caso della copertina, io gli avevo rappresentato questo omino, che doveva essere Frank, al centro della scena, con tutte queste linee intorno che dovevano essere molto caotiche. Ovviamente tutti questi storyboard io li ho fatti in un periodo terribile, perché ero in viaggio per spettacoli, quindi li ho praticamente fatti tutti quanti sul treno, tra un viaggio e l'altro. Io stavo in treno con questi fogli stropicciati, disegnavo malissimo e credo che Boba non fosse particolarmente felice della cosa. E io ho cercato di elaborare inizialmente così, ok? Che sembra un po' John Wayne uscendo dal tramonto. Sembra, cioè, uno spaghetti western. Quindi abbiamo bocciata, perché obiettivamente sembra un cowboy qua nella scena. E no, cioè non è un cowboy, dovrebbe essere una cosa completamente diversa. Sembra un cowboy perché Frank in questa scena dovrebbe avere un cappello in testa, è in una posa un po' così, quindi sembra no. Quindi non andava bene, poi l'abbiamo un pochino aggiustato. Volevamo evitare di creare questo effetto. Che Sergio Leone ci facesse causa. Questa invece è la parte sottostante della copertina. Esatto. Ok? Cioè praticamente io ho fatto prima questa cosa qua che fa da background alla copertina, successivamente col digitale sono andato a mettere tutte quelle righe nere. Esatto. Che fanno una sorta di buco nero. Ti piacciono i buchi neri? Da morire. Okay. Quindi un applauso a Boban, che ha tradotto perfettamente il mio pensiero caotico, che generalmente è bloccato qua. Lui è riuscito a tirarlo fuori e a farlo a rappresentarlo su carta. Comunque siamo arrivati al punto in cui ho fatto il mio storyboard. Cosa succede adesso al fumetto? Il fumetto non è che diventa automaticamente un fumetto. Boban deve fare un altro storyboard, perché se il mio storyboard è un pochino fatto così, però è perfetto, ecco, lui lo deve tradurre in un altro storyboard, sempre acquerellato ma veloce, giusto per darci un'impressione di come verrà alla fine la scena. Inizialmente, aspetta, sto spoilerando tutto. Aspetta, ecco. È impreparato. Sono un artista, no? Non si capisce una mazza, perché non si deve capire una mazza lo storyboard, no? Certo. Perché sennò rischiamo di spoilerare la storia. Ovviamente. Queste sono le bozze, che sono praticamente una rielaborazione delle tue cose. Questo è lo storyboard, non è come il fumetto alla fine apparirà. È diciamo una fase intermedia. Poi, da quello, se viene ci piace, se ci sono delle variazioni da fare, ad esempio il personaggio di Frank aveva bisogno di variazioni, e alla fine finalmente si fa la bella dovrebbe essere bella. Sono tre passaggi, quindi sono quattro. C'è la parte di scrittura, c'è tutta la spiegazione scritta a parole tue, sì, vabbè, mamma mia, una roba veramente da spararsi proprio in testa. Illazioni, sono solo illazioni. Poi successivamente c'è la parte tua con i fogli a quadretti bellissimi, meravigliosi, ma neanche nelle medie, proprio durante l'ora d'inglese. Che ero in treno, non avevo fogli, ho trovato un bambino e gli ho praticamente chiesto in prestito i fogli a quadretti che stavo... Vabbè, però alla fine ce l'abbiamo fatta, cioè, sempre a lamentarsi. La lavorazione di questo giovane Hitler ti piace? Sì. Allora, quando lui mi ha mostrato questa fotografia, la prima cosa che ho detto è: ma è Hitler da giovane? No, dov'è? È il personaggio Frank, praticamente. Esatto. Questa è una delle prime bozze che successivamente lui ha scartato infame, e poi è diventata una cosa un po' più così. Un tizio un po' con la faccia un po' più triste. Ma certo, perché deve essere smunto, deve essere smunto, non giovane, okay, e soprattutto decisamente non bello. Quella, noi i personaggi belli, spigolosa. Esatto. No, a noi i belli hanno rotto il cazzo. Ecco, giusto per farvi capire come funzionano i passaggi, questo era uno storyboard mio, perfetto, obiettivamente. Questo diventa lo storyboard di Boban, e poi questo diventa il fumetto. Ora, ovviamente non c'è dubbio, il mio era molto più bello del suo, e che secondo me lui lo ha rovinato, perché ha perso l'essenza. Proprio nel mio storyboard c'era tutta la caratterizzazione, l'espressività dei personaggi, l'ambiente, cioè questo, lui l'ha reso così a cazzo di cazzo. Però che, ragazzi, che dobbiamo fare? Sono ragazzi, dobbiamo dargli fiducia. Questo è Boban, poveretto, doveva disegnare, quindi l'abbiamo lasciato un pochino. Questo ad esempio era
Il personaggio di un'anziana signora che ho rappresentato. Questo è come lui lo ha fatto nello storyboard. Ed infine adesso vi faccio vedere questa qua, che non è la versione completa, è soltanto un particolare. Però obiettivamente è la più bella, la mia. Perché cioè, guardate qua, poi c'è la prospettiva, cioè. Poi vabbè, qua ci sono altri storyboard. Ovviamente bellissima questa cosa, io che ho segnato vecchia del cazzo. Beh sì, certo. Ok, vecchia del cazzo. Andava su. Questa perché sembra un personaggio di One Piece. È vero, come forma è vero. È vero, queste stilizzate. Poi praticamente questi sono gli storyboard. Io così come ragiono. Però non effettivamente. Cioè, non sempre lo storyboard rispecchia poi la realtà. Cioè, la tavola originale. Sì, infatti, ad esempio, questa vedere... cosa qua cambia sì, completamente. Potete vedere in particolar modo questa qua. Questa è stata rielaborata, ad esempio. In modo veramente pazzesco. Poi questo qua è, diciamo, un altro schizzo di Frank. Non avevo colori a casa, dovevo ancora aggiornare il materiale, quindi ho puntato tutto sul verde. Però è figo. Ti piace, questa fotografia alla Matrix? Vabbè, questi qua sono solamente, diciamo, il metodo di lavorazione un po' logorroico da parte nostra. Ci stiamo divertendo. Allora, io sono mega soddisfatto. La mia idea iniziale col fumetto era di farlo a chine, un po' come Dylan Dog, non so se avete presente. È la prima idea. Arriva, vabbè, non commento. C'era una scena che avevo suggerito a Boban, perché dato che volevamo variare, fare questo stile in particolare, e lui lo ha reso molto particolare, cioè Boban ha fatto un lavoro della miseria, ragazzi. Non vi posso far vedere le tavole, però ci sono delle tavole che sono proprio... E praticamente in una scena io gli dicevo: guarda, qua ci dovrebbe essere Frank che è, e il cielo dovrebbe essere acquarellato, e mi dovresti fare come se le gocce che stanno cadendo di pioggia fossero frammenti di cielo o di acquerello che si stanno sciogliendo su di lui. Non so se questo lo ha invogliato a fare tutto in acquerello. In realtà probabilmente no, perché visto che lui mi ha rivelato che stava aspettando da moltissimo tempo di avere la possibilità di fare un fumetto acquerellato, gli ho dato carta bianca dicendo: cazzo, sei tu l'artista, se tu hai delle idee migliori delle mie per proprio l'illustrazione, dai. Però io mi sto veramente divertendo tantissimo, perché mi ha lasciato carta libera per esprimermi e per fare finalmente un fumetto fatto a mano, cazzo. Da una vita che voglio fare un fumetto con gli acquerelli. È arrivato Barbascura. Poi io capisco, sono un grande ammiratore, ad esempio, di graphic novel come Arkham Asylum, non so se avete presente, che sono tutte tavole fatte ad olio. È una cosa proprio bella da vedere ed è incredibile, perché alla fine questa roba che stiamo facendo noi, non dico che sarà uguale, perché vabbè, come quella lì, la zigra che sta in udienza, no, a me piace. Ho colto subito quello che volevi dirmi, ed è per questo che mi sono messo in gioco. Cioè, assolutamente, io quando mi hai detto hai carta libera sullo stile, su fallo noir, fallo sporco, fallo decisamente carico di scene caotiche, ma che comunque possano essere capibili dal lettore, sia durante la lettura che anche mentre sta guardando e toccando con mano la pagina. Ecco, la cosa bella di questo fumetto è che non bisogna solo soffermarsi sulla storia, che è molto interessante, ma anche il fatto che comunque ha un aspetto visivo importante. Ci abbiamo tanto investito sull'aspetto visivo, diciamo. Assolutamente, no, assolutamente. Io mi sto svenando, ho di nuovo tralasciato il resto del mondo, tutte le cose che sto facendo per soddisfare le voglie di questo uomo. No, questo lo posso cancellare. Allora, il... Ecco qua la postazione lavoro per quanto riguarda Frank, il fumetto con Barbascura. Guardate il disastro. Ovviamente queste qua sono le tavole, non posso girarle perché rischio di spoilerare. Ma poi l'altra cosa figa che ho scoperto, che io non sapevo, è che, vabbè, non succede sempre. Ovviamente molti dei fumetti moderni vengono fatti in digitale. Però nel nostro caso, ecco, io ci tenevo moltissimo a fare una cosa molto più autoriale. In questo caso sono fatti a mano, sono fatti su foglio e con gli acquerelli. Effettivamente poi come li porti sul computer, come li rendi perlomeno impaginati per un fumetto? Io pensavo che si scannerizzassero. Invece, perlomeno questa è la tecnica che ha usato Boban, che ovviamente è il più esperto tra i due, inevitabilmente. Lui ha chiamato un suo amico, ha messo le tavole a distanza, ci ha fatto, capito, tutto un ambiente così, in grado di assorbire la luce, cioè, e le ha fotografate.
Cioè lui ha fatto la fotografia alle tavole. E io non pensavo di scherzare. Gli ho chiesto perché, perché mi ha rivelato che in questo modo tu puoi fare la fotografia in RAW, quindi praticamente con i colori appiattiti, e poi quando vai in digitale puoi migliorare i colori, puoi saltarli e puoi lavorarci meglio in sostanza. Ed è una cosa a cui non avevo pensato, senza considerare che la risoluzione della macchina fotografica è molto spesso estremamente più alta di uno scanner. Quindi, wow. Tutte queste cose io non le sapevo. Mi sento molto felice di averle imparate. Ma veramente? 27 minuti? Ma veramente? Può essere un video a parte? Sì, stiamo parlando veramente. No, faccio un video a parte. Ma un video a parte. Allora, questo video doveva essere in realtà un intermezzo del video precedente, però va bene. Sì, purtroppo abbiamo fatto la cazzata. Abbiamo fatto una cazzata prima di fare questo video. Abbiamo mangiato troppo. Vabbè, abbiamo bevuto qualche bicchiere di vino di troppo, dai. Che vino? Minchia, che vino da paura. La merda, cazzo. Vabbè, però. Che cazzo di. Voi umbri, non fate un vino di. Ad ogni modo, ragazzi, anche se non sembra, perché insomma c'ho questo fare cazzone perenne, però davvero sono emozionatissimo di questa cosa. Sono emozionato di vedere realizzare una cosa del genere. E sarò emozionato ancora di più quando ce l'avrò in mano. E sarà qualcosa che ho scritto io. Penso che sia lo stesso per Boban ogni volta che fa uno dei suoi fumetti. Averlo in mano, poterlo guardare, sarà un'emozione pazzesca. Ed il fatto che questo fumetto derivi da un racconto scritto non so quanti anni fa, non so in quale condizione mentale, non so da quale tipo di barba scura, perché era un'altra persona quello dell'epoca, capito? Era un ragazzo che stava studiando, che era molto insicuro per un sacco di cose, per ovvie ragioni, perché avevi l'insicurezza della vita, avevi una mentalità di partire all'avventura ma non avevi un soldo in tasca, era tutta una situazione particolare. Vedere realizzato questo è una cosa assurda. Vorrei poter tornare indietro e mostrarglielo a quel ragazzo che ha scritto questo racconto incoscientemente, senza aspettative, senza sapere cosa sarebbe diventato, come si scrivono delle cose buttate così, senza pensarci, e poi scopri casomai che sono diventate qualcos'altro. È una cosa assurda. Quindi, wow. Perché siamo qua, Boba? Che stiamo facendo? Perché siamo ad un evento di intelligentoni, di super capocce, dove io ho coinvolto anche lui, perché l'ho coinvolto. Ha detto perché, questo è un dottorato lui, almeno. Questo ha fatto il dottorato, non mi fa fare brutta figura, ecco. No, l'ho chiamato perché comunque so che era abbastanza tema per quanto riguarda questo evento qua, dove è organizzato dal Mensa, che sono praticamente queste belle capocce che superano il quoziente intellettivo di chi? Di generale, che più del normale. 150, non ho idea in realtà. Ma che ne so, 120. Chiediamo a uno di loro. Ecco. Quanto hai qui? Ce l'ho veramente grosso. Minchia, così che si dice. Per la dinamizzazione. Oh, proviamo, proviamo. Ma com'è? Cioè, ma è molto piccante. A questo punto, ad esempio, è arrivato un tizio con del peperoncino, proprio in polvere, e ha detto, volete un po' di peperoncino? Mi sembra perfettamente sensato, uno vada in giro con peperoncino in polvere ad offrirlo alle persone. Ovviamente noi abbiamo accettato, e il problema è che ne ho preso un pochino troppo, anche se non si vede ne ho preso proprio un fottio, me lo sono buttato in bocca perché volevo fare il paraculo, e qui è andato tutto in vacca. Emotività, se un po', sei un abituato, lo senti. Io mangio piccante. Anch'io mangio piccante. Ma tanto piccante, eh. Questa roba questo, mi pare. Questo è esatto, questo è leggero, anch'io mangio tanto piccante, questo è abbastanza leggero. E ma adesso sto però morendo. Mi sono divertito con Paganella. Mi è andato in gola, adesso è rimasto là. Esatto. Però adesso lo sento in gola. Come però cicciolino lo sento in gola. È stato tutto più interessante. No? Stiamo facendo un video su un fumetto che siamo pubblicando. Sulla barriera. Oh. Io sono perfettamente ok, lui è. Sono ok io. Io sto bene. Minchia, non ho preso un sacco. Forse dovremmo limonare. No, perché anche tu l'hai mangiato, non succede. Cioè, no, male. Sì, è come meno per meno fa più. Limoniamo dopo. Comunque, se volete, i preordini sono aperti, li trovate in descrizione. Sì? E bene, potete comprare il fumetto.
che stiamo producendo. Ah, se volete venire a, a Lucca Comics, io vengo e ve lo firmo. Vieni, avvicinati. Se venite a Lucca Comics, ve lo firmo, perché c'è, io firmo a copia. Sì, se lo finiamo. Se sopravviviamo. Cioè, nel senso, il piano è finirlo per Lucca qua. E quindi io ci sono sicuro, lo firmo. Ah. Ciao. Brr. Brr. Ma perché quello girava col coso di peperoncino?